Non è la storia con la S maiuscola, quella dei grandi eventi e dei nomi altisolanti, ma una storia del quotidiano che, mettendo assieme piccoli pezzi di un grande puzzle, aiuta a riannodare i fili delle radici dei luoghi, delle cose e delle persone. C'è voluta pazienza e dedizione per trovare, trascrivere, catalogare, ricomporre le innumerevoli carte a firma del notaio Giuseppe Ciavatta, conservate all'interno dell'archivio di Stato di Chieti. Matteo Nanni, ingegnere con la passione della storia, ci è riuscito condensando tutti questi mesi di lavoro in un libro il cui perno è proprio la figura del notaio originario di San Salvo. Il volume ricostruisce un quadro storico e sociale di Casa Canditella, Casa Albordino, Fara Figliorum Petri, Francavilla al Mare, Giuliano Tatino, Miglianico e Ripetatina di fine Ottocento, a partire proprio dalla trascrizione degli atti del notaio che in questi 7 comuni ha operato. Dai documenti emergono descrizioni di luoghi antichi, storie familiari, beni dotali delle famiglie più o meno abbienti, nomi di persone e mestieri che si svolgevano. Sono vari paesi e c'è una, diciamo, una ricostruzione dell'immagine attraverso le mappe geografiche, attraverso i conti e bilanci, attraverso varie fonti, e questo aiuta a, diciamo, ricostruire l'immagine del territorio in quegli anni.